Buonasera, buonasera. Ho le mani ghiacciatissime. Fa freddo, cuore, fa freddo. Babbo, dai, ti sei tranquillizzato un po'? Mi raccomando. Vediamo, vediamo, ti leggo subito delle cose carine. La ciccia dice: ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu. Elisa. Leggiamo quest'altro che ha detto: le parole uccidono. Se le persone sapessero quante parole sbagliate distruggono sogni, distruggono rapporti, distruggono autostima, avrebbero un filtro in gola. Se non sei capace di elogiare, di apprezzare, di ammirare, di amare, tieni la tua bocca chiusa. Mi piace questo. Si attraversa un deserto per ogni mare. Questo l'abbiamo letto e questo l'abbiamo Questa la voglio rileggere, questa è di Gandhi sempre, che te l'ho letta già stamattina, per me piace molto. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la vita dell'amore e della verità ha sempre trionfato. Ci sono stati tiranni e macellai, e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre. Va bene, cuore mio, ci siamo letti questi pochi. Allora, fammi il braccio. Questi pochi, ma buoni stati. Oggi è finita anche quest'altra giornata. Un'altra giornata di merda, vabbè, non voglio neanche più pensare, ma non te le voglio neanche più dire, non so perché te le dico, vabbè, perché come sempre ti dico tutto. Sì. Proprio il mercato automobilistico è proprio alle pezze, proprio non si può capire, ma dal nord a sud, da tutte le parti, proprio leggevo oggi anche il calo, proprio tremendo che non riesce a risollevarti, a risollevarsi il mercato. E purtroppo che dobbiamo fare pure, però diciamo che lo Stato sta dando dei piccoli aiuti, ma noi un cazzo, non abbiamo avuto un cazzo di niente. Quattro spiccioli l'anno scorso, che non servivano neanche per, non sono serviti manco per mangiare. No, vabbè, guarda. Tremenda, cioè, quando ci si trova in certe situazioni veramente è da capogiro, è da capogiro. Vabbè, cuore mio. Meno male che sono un ottimista, penso sempre positivo, penso sempre al domani, penso sempre che oggi è andata, domani un altro giorno. Meno male, cuore mio, perché se ero uno di quelli, sai, che si affliggeva, si buttava giù, si auto, come si dice, autocommisurava, sì, se non sbaglio si dice così, mi sarei proprio perso completamente. Invece
dice, meno male che questa forza che abbiamo entrambi, chi per un verso, chi per un altro, ci porta comunque ad andare sempre avanti e a trovare sempre il meglio. Giuseppe, aspetta, Polini, aspetta. E ti stavo chiamando. Aspetta, ti chiamo fra qualche minuto. Ti chiamo tra qualche minuto. E c'ho dei clienti. Ciao. Se non fai il geloso, se gli dico sto parlando col suo aereo, sì, è sempre col suo aereo, e con me non parli. Questo bambino. E va bene, cuore mio, va bene. Stavo dicendo, meno male che non ci abbattiamo minimamente, sappiamo che la nostra forza sta qui e qui. Queste sono le due cose fondamentali di un essere umano, la mente e il cuore. La mente pensa e il cuore assorbe. È bellissimo questa cosa, perché tutto quello che sai, tu dici, tutto quello che fai, specialmente se le fai comunque con il cuore, le cose ti restano dentro e sono indelebili, non si possono cancellare per nessun motivo al mondo. Vabbè, noi ne sappiamo qualcosa perché viviamo proprio di questo, viviamo proprio di cuore e di mente. È vero, cuore mio? Senti, hai capito? Non ti preoccupare del fatto dell'ossigeno, lascia stare che quelli dicono, cioè, si dice, si buttano avanti per non cadere per terra, hai capito? Quindi diciamo così si tranquillizza, o invece anziché tranquillizzare hanno messo più ansia. Stai tranquillo, cuore mio, tu mi devi ascoltare, vedrai che comunque noi presto ce lo toglieremo proprio l'ossigeno, come quando stavamo a San Giovanni. Io vedo che sono le medesime cose che ci sono successe lì. E per quanto riguarda le gambe, cuore mio, stai tranquillo, quello proprio non le penso minimamente perché come iniziare di nuovo a riacquisire peso, io spero solo, ecco, questo è quello che vorrei, quanto prima che tu possa uscire da quell'inferno. E perlomeno spostarti, sai, nella stanza dove comunque puoi mangiare, poi almeno questo, togliendo la canula. Ma queste due cose voglio adesso, solo questo. E questo è quello che mi interessa. Finiamoci quest'altra radio, che dobbiamo fare, cuore mio? A proposito, ti hanno messo l'unguente, ti hanno messo qualcosa addosso, per alleggerire il dolore. Lo so, cuore mio, che ti sei dimagrito ancora una volta di più. Purtroppo, cuore mio, magari potessi con una bacchetta magica annullare tutto quello che ci sta succedendo, magari. Se uno mi chiede cosa vuoi dalla vita, questo. Non mi serve nient'altro. Con una bacchetta magica andare vicino a mio fratello e dire, ti esci, andiamoci. Va bene, cuore mio, va bene, dai. Dai, su. Allora, io vado su, vado a mangiare. Mi dà fastidio anche dirtelo perché so che tu non stai mangiando. E niente, dopo ci sentiamo per la buonanotte, va bene? Beh, mi raccomando, dai. Dai, forza e coraggio, sai sempre che tu sei il mio gladiatore, che non molli mai. Assolutamente, cuore mio, dobbiamo uscire perché fuori ci aspetta una vita davanti ed è quella che ci dobbiamo prendere proprio, ce la dobbiamo abbracciare. Quando esci la vita ce la dobbiamo abbracciare, cuore mio. Abbracciare, dobbiamo dire questa è tutta nostra. Ecco, capito? Forza, cuore mio, eh? Beh, un bacio, un cuore.
cuore e un abbraccio forte forte. A dopo per la buonanotte. Ciao cuore mio. Ciao.